Teatro Mare per Tutti di Ostia, che sono qui presenti con noi, a cui daremo la parola ad inizio per un loro breve intervento. E oltre al comitato c'è anche l'associazione Mare Libero, sempre di Ostia. Un ringraziamento anche alla rappresentante del gruppo Facebook Spiagge, Difesa delle Spiagge Libere, Liamato, che viene da Sapri. E, beh, diciamo, questo coordinamento è formato da diverse associazioni, c'è il comitato del Convitto Monachelle, c'è Pozzoli Ora, c'è Lega Ambiente, WWF, Italia Nostra, Greenpeace, che salutiamo, qui c'è Francesca, associazione coordinamento, diciamo, delle associazioni flegree, c'è l'associazione Ligola Mare Pulito, Raffaele Visconti dice ci siamo pure noi, ci siamo un po' tutti, diciamo, anno dopo anno qualcuno si ferma, qualcuno riprende, e chiaramente, diciamo, come Raffaele prima mi diceva, il grosso problema è quello di coinvolgere gran parte dei cittadini a manifestare, a rivendicare i propri diritti su queste questioni. E questo è il punto, diciamo, una delle scommesse che facciamo, perché sui contenuti vorremmo aggregare tutti i cittadini, tutte le associazioni, sui contenuti, sulla pratica degli obiettivi. Allora, noi come coordinamento, diciamo, abbiamo programmato tre interventi, diciamo, saranno brevi, in modo tale che daremo la possibilità a tutti di poter prendere la parola e dire la propria. Saranno a tema questi tre interventi, che sono in effetti, diciamo, le proposte che abbiamo un po' pubblicizzato con il volantino sulla petizione, e quindi riguarderà prima di tutto l'intervento, diciamo, sul mare, sul diritto al mare per quanto riguarda il mare pulito, quindi, diciamo, il grosso problema dell'inquinamento del mare. Questo intervento verrà fatto, diciamo, da Ciro Di Francia e da Umberto Mercurio, che da anni, come molti di voi sanno, su questo tema si sono spese e si stanno spendendo. L'altro intervento riguarderà gli aspetti, diciamo, dell'azione legale contro, diciamo, l'uso improprio delle concessioni attraverso queste proroghe continue, come se fosse un diritto ereditario, e compreso, diciamo, gli ostacoli che mettono sulla linea di costa, e sarà fatto da Claudia Velluse, che in rappresentanza, diciamo, del comitato, ma qui siamo un po' tutti, diciamo, come dire, del coordinamento, insomma, a prescindere dalle appartenenze.